Buongiorno, eccoci al nostro secondo appuntamento, visto che siamo chiusi in casa, diciamo così, e questo è il mio secondo giorno che pubblico dei contenuti proprio con l'hashtag Io sto a casa. E oggi volevo invitare qui in diretta insieme a me una professionista proprio per dare nuovi contenuti e anche contribuire a portare anche a voi qualcosa di nuovo. E infatti avrò a breve vi presenterò quella che è anche stata ed è una mia insegnante da quale ho appreso la riflessologia facciale vietnamita Dien Chan. Adesso datemi un secondo che la invito qui nella diretta, qui con me. Allora, vediamo. Dovremmo esserci. Sì, buongiorno Mile, ciao, benvenuta. Ciao, Qui buongiorno a tutti. video in forma, benvenuta. Ciao, ciao. Un Buongiorno a attimino tutti, solo. sono Mile. Ciao Petra, grazie per avermi invitata qua. Grazie a te per l'invito. Giusto due parole su di te per chi ancora non ti conosce. Milè è nata nel Vietnam e insieme a suo fratello divulga in Italia questo metodo che è la multiriflessologia facciale vietnamita Dien Chan, che anch'io ho avuto, sono stata molto interessata a partecipare ai loro corsi. E secondo la riflessologia facciale vietnamita, così come anche per la medicina tradizionale cinese, sul viso sono riflesse le parti del corpo, sia interne che interne. Ecco perché sembrava per me interessante invitare oggi qui sulla mia pagina Milè, in modo che ci possa dire qualcosa, se possiamo in questo momento un po' particolare, aiutarci anche con la riflessologia facciale, visto che appunto riflettono diversi organi e anche parti del corpo. Quindi la mia prima domanda, Milè, poi magari Sì. anche qualcun altro sulla pagina che starà seguendo, se avrà qualche domanda te la riporterò. Comunque, io ho dato una prima domanda, se ci puoi veramente brevemente spiegare in due parole a cosa serve questo metodo Dien Chan. Ok, allora mi permetti un attimo che prendo i libri che ho fatto, che sono proprio qua a Certo. Anch'io mano. ce ne ho uno qua sotto mano. Eccoli qua, eccoli qua. Allora, il Dien Chan viene dal Vietnam, è stata una tecnica, un metodo che è stato scoperto in un periodo che in questo periodo storico dell'Italia mi ricorda tanto il periodo storico in cui è nato questo metodo, cioè un'emergenza sanitaria del post-guerra, no? Dagli anni 1975 in poi, il Vietnam in crisi economica e con tantissimi ammalati. Tale da non avere abbastanza risorse medicinali per tutti, per cui c'erano degli ospedali dove mettevano delle persone molto gravi e a queste persone molto gravi davano delle cure alternative, cioè delle cure che non consistevano la cura che si riteneva la migliore allora, ossia la medicina, gli interventi chirurgici, ma a queste persone. Queste persone venivano affidate a dei riflessologi plantari, palmari, a degli agopuntori, agli erboristi, ossia persone che non avevano. Sì, ecco, Sì, sento l'eco. magari. Eccolo qua. Quindi il nostro metodo è nato in uno degli ospedali dove appunto non c'erano le medicine. E dove lavorava il nostro fondatore del metodo, che è il professore Buick, ciao, questo signore qua, no? Lui ha scoperto che sul nostro viso ci sono tantissimi punti di riflesso di tutto il corpo, così, guardate che marea di punti, ok? Che appunto ha definito un campo di erbe medicinali. Attraverso questi punti possiamo diagnosticare dei disagi che abbiamo nel corpo e attraverso questi punti possiamo regolarizzare le disarmonie del nostro corpo. Perciò è diventato un metodo che il nostro professore ha cercato di diffondere a più persone possibili, rendendolo sempre più semplice, di modo che ognuno di noi possa essere responsabile della propria salute, possa intervenire con le proprie dita, le proprie mani oppure con degli strumenti
no? Arrotondati, che non graffino la faccia, per stimolare delle zone del nostro viso per regolare subito i nostri disagi. Per fare che cosa? Adesso diventa importante, per far sì di non dover intasare il pronto soccorso, gli ospedali, per lasciare i medici, dice il nostro dottore, il nostro professore, per lasciare i medici a occuparsi dei casi veramente molto gravi. Ok? Quindi ci sono tutte le possibilità per intervenire sul nostro corpo e il professore l'ha fatto rendendo più semplice il metodo, cioè facendo delle immagini, di modo che se ognuno, no, una volta imparato le immagini di riflesso che ci sono sul viso, senza anche sapere bene tutti i punti, però magari avendo a disposizione un libro come questo che noi diamo ai nostri corsi base, no, che Petra sa bene perché l'ha fatto anche lei, ci sono già dei punti per ogni disagio e ognuno va a vedere la mappa che è già fatta e a stimolarsi i punti che ci sono riportati e così intervenire sui propri disagi alle prime avvisaglie, senza dover prendere medicinali, senza dover poi soffrire troppo e perdere tanto tempo per la sofferenza. Ecco, e una cosa che dico sempre quando faccio presentazione, basta ricordare questa immagine, per esempio, no? Esatto, chi è nei miei gruppi, chi sono i miei allievi, io spesso gli do queste immagini Esatto. e Quindi insegno almeno il linfodrenaggio, sì. esatto, puoi picchiettarti la zona del gomito per stimolare, no, e avere meno dolore a un gomito che può andare sia per, che ne so, una botta che hai appena preso, ma anche per un disagio più grave che ti stai portando avanti da tanto tempo. E quindi questa cosa qua penso che sia molto importante. Quando ho saputo che tu fai la ginnastica facciale, ho detto, caspita, già quella ginnastica è bellissima perché va a stimolare tutti i punti in viso, no? Va a Esatto, anche gli bloccare. organi interni, infatti anch'io predico molto ai miei allievi appunto che facendo ginnastica andiamo a stimolare anche gli organi interni, in più abbinando Prima anche. di conoscerci tu facevi questo, no? E senza sapere, infatti, noi donne quando ci stimoliamo andiamo a stimolare tutti i punti di riflesso dei nostri organi interni e a regolarizzarli anche. Infatti, il professore dice: le donne vivono più degli uomini per quello, perché si toccano sempre il viso, no? Con i trucchi e così via. Ecco, allora Allora. io ti ringrazio perché poi in questo momento se i tuoi ascoltatori non conoscono ancora, è bene che seguano tu ciò che tu insegni. Per esempio, ho visto che insegni il linfodrenaggio. È No, una io cosa poi che. alla fine comunque darò, perché qua abbiamo poco tempo, volevo giusto far presentare appunto che esiste anche il Dien Chan, quindi possono anche da soli autotrattarsi. Poi lascerò in caso il tuo Sì. link e i vostri riferimenti, così uno può anche approfondire, perché qua in Certo. 30-20 minuti non è che possiamo tenere lezioni. No, no. Tra l'altro, volevo chiederti, in questo particolare momento dove ci troviamo tutti impauriti col fatto del coronavirus, cosa dice il professore? Ha dato qualche suggerimento su come qualche Infatti, massaggio, qualche stimolo particolare, se puoi. esatto. Infatti stavo dicendo appunto questo, no? A chi ancora non sa ancora niente, dei massaggi molto semplici, ma vedo che tu li hai già suggeriti ai tuoi contatti, Nei che miei gruppi, però anche qua abbasso con la pagina, non tutti sono miei allievi, qualcuno mi segue, ma io di l'asciugamano. solito mostro a chi poi viene ai miei corsi o appunto fa Certo. Allora, allenamenti. la pratica dell'asciugamano caldo tutte le mattine, Sì, quello perché l'ho fatto qui. ieri, l'ho mostrato. Esatto, e poi il linfodrenaggio anche 3 volte al giorno perché rafforza il sistema immunitario, riequilibra tutte le zone del corpo e per cui si può fare 3 volte al giorno. Poi in questa zona qua noi abbiamo i polmoni, no? Il coronavirus attacca le persone che hanno freddo nel corpo e hanno i polmoni Adesso mostro il disegno che tu non Esatto. vedi, però questa zona bianca sono i polmoni, Per riflettono cui qua e qua sopra se uno le. sì, esatto.
Per cui se uno si fa l'asciugamano caldo la mattina e poi tutte le volte che gli viene in mente si massaggia avanti e indietro questa zona, avanti e indietro questa zona, ok? Ed è già un buon punto per rafforzare proprio Con le con le mani o con qualche attrezzino? Oh, noi abbiamo dei nostri attrezzi, però si può fare anche con una penna, la punta di una penna. Anche per noi donne, io spesso suggerisco, se avete un pennello da trucco, potete usare Sì. questa punta che non graffia e non taglia, potete usare questo. Esatto, purché non abbia degli spigoli taglienti e tutto il resto va bene. Possiamo fare anche sui bambini, possiamo fare sui nostri anziani, se stanno a letto, possiamo insegnare queste cose. Ma in generale, per esempio, un anziano, se gli fai fare la pratica dell'asciugamano caldo, va in È brodo di giuggiole. molto piacevole, sì, quello. Molto, molto, molto. Poi se chi è un po' più, diciamo, già compromesso, mettiamo che ha già raffreddato, è già molto debole, stanco, può riscaldarsi con il phon, Dove? tutta, soffiarsi il phon in viso, ma soprattutto passare per tutta la colonna vertebrale, il phon, tutta la colonna vertebrale a su e giù con il phon finché senti un bel calore che ti penetra dentro e anche davanti, nella linea verticale centrale, passiamo avanti indietro il phon. Questo lo possiamo fare una volta al giorno se siamo molto, se sentiamo il freddo da dentro, no? I piedi freddo, i brividi così, oppure una volta un giorno sì, un giorno no, possiamo fare queste cose. Cioè, il nostro professore dice che il coronavirus è un virus, diciamo, che si chiama yin, nel senso che ama il freddo, no? Ama una temperatura bassa, ama il corpo che è senza energia già. Se quindi noi cerchiamo di aumentare le nostre energie, di aumentare la nostra temperatura, di non avere situazioni in cui sentiamo il freddo, allora non prende piede, ok? E per cui anche raccomanda di non bere le bevande fredde, di non mangiare cibo troppo freddo. E in questo periodo quindi tenerci più sul caldo e quindi mangiarci dello zenzero, mangiare del curcuma e queste cose qua. Ok? Poi anche le orecchie, hai detto il massaggio, Oh, massaggiare la mattina, già cioè di quando si fa, tenere. sì, già questo massaggio qua, quando uno comincia a sentire freddo e a sentire i brividi, per esempio, può fare questo massaggio con le due dita messe così, di fare avanti e indietro così, cioè io sono già calda, mi fermo. Però se cioè, si fa avanti e indietro così per un po', metto un minuto, 2 minuti al massimo, viene tutto il corpo più caldo e si sta molto meglio. Poi noi abbiamo degli schemi specifici per innalzare le difese immunitarie con i punti precisi così e quelli funzionano ancora meglio, però cioè, al pubblico che non conosce ancora non lo diciamo per non renderli in difficoltà, per non metterli in difficoltà, insomma, se fanno già delle cose semplici così è una roba che già aiuta tantissimo. Poi un'altra cosa che aumenta molto le difese è questa semplicissima rotazione dei polsi, si può fare fino a 2000 rotazioni a Ma riprendere. spiegato, non c'entra il senso, non c'entra in quale a destra o a sinistra. Allora, uno può cominciare a fare così e continuare così se si sente bene, ok? Oppure può continuare, cominciare così e continuare così. L'importante è non fare avanti e indietro, avanti e indietro. Questo è l'unico accorgimento. Se Allora, poi c'è una domanda, vedo. sentirete tantissimo riscaldamento nel corpo, questa è una pratica che aiuta a sciogliere i dolori cervicali, le ernie cervicali, tutti i problemi della colonna vertebrale, per cui è una pratica favolosa se volete, tanto non vi costa niente a provarlo, provatelo. Infatti c'è Donatella che chiede se questo metodo è utile per chi soffre di cervicale e sinusite. Eccolo qua, appena detto. Allora, per cervicali questo può fare benissimo tutti i giorni, ok? Finché ne ha voglia. E di solito dopo 200-300 rotazioni così, che sono circa 5 minuti, uno è tanto caldo, quindi smette, ma può farlo a più riprese nell'arco della giornata e si risolvono veramente i problemi delle ernie cervicali, ernie lombari e così via, ok?
e quindi provare per credere. Poi ci sono altri massaggi in faccia, sai che abbiamo diversi riflessi sul viso e risolviamo, cioè i problemi cervicali per noi sono le cose più banali. Invece per sinusite, anche quello, ci sono tantissimi schemi in questo libro qua, ci sono metodi per risolvere alla radice il problema. Ma in fondo, il problema della sinusite è sempre una congestione energetica e soprattutto una congestione di tipo freddo. E perciò, se aumentiamo la temperatura del corpo, possiamo anche risolvere questo problema. In particolare, noi abbiamo qui un riflesso del naso. Perciò, vi ho fatto vedere prima questo massaggio che aumenta la temperatura del corpo, va a decongestionare per riflesso il naso e tutte le fosse nasali, paranasali. Anche adesso per chi ha il raffreddore Sì, va benissimo. Per cui questo massaggio in questa stagione qua va benissimo. Tra l'altro aiuta anche a risolvere il problema di mal di gola, d'accordo? Per cui io ci tengo tanto in questo periodo a dire di non farsi prendere dal panico. Raffreddore, allergie respiratorie, mal di gola, sono di stagione, eh? Bisogna intervenire. Che si chiami coronavirus o che si chiama un altro virus, è sempre un'influenza, una manifestazione che prende gola e polmoni, per cui noi agiamo proteggendo gola e polmoni, aumentando la temperatura corporea, andiamo anche a lavorare per il naso qui, ok? Il massaggio di prima lavorava per i polmoni, rotazione dei polsi, massaggio con l'asciugamano, linfodrenaggio, sono tutti massaggi che aumentano il sistema immunitario e va bene per tutte le cose. Poi chiedono per la laringite, sì, sono tutti schemi che si trovano poi nel libro, infatti qualcuno chiede se è possibile acquistare il libro per imparare questa disciplina. Certo, e dopo se metti Il link Il sito della nostra associazione dove abbiamo il negozio online e poi possono anche visionare tutti i corsi che abbiamo in programma, tra cui fra poco partiamo anche con i corsi online, appunto perché siamo impossibilitati a corsi in presenza, sai, facciamo un corso online con la possibilità poi di fare la pratica gratuita una volta che si ritornerà alla normalità. Sì, metterò i dati del vostro sito così possono andare a vedere e trovare tutte le informazioni. Vediamo se c'è Certo. ancora qualcosa, se qualcuno vuole chiedere qualcosa a Milè, visto che l'abbiamo qui in occasione speciale, vediamo. Abbiamo Intanto anche. Sì? ti informo che siamo in 86 persone collegate in questo momento. Wow, benissimo. Allora volevo far vedere anche questo libretto di pronto soccorso, no? Non so se l'hai già avuto modo di vedere. Sono dentro le figure che rappresentano il massaggio da fare, molto semplice, ok? Per 80 disagi. Quel Anche libricino è questo. molto utile perché non serve proprio esattamente sapere se non Tutto. sbaglio, no? Sì, perché ti mostra la zona dove andare a stimolare con i Esatto. disagi. Sì. È molto, molto, è stato molto utile. Io sono molto contenta di averlo fatto perché mi arrivano continuamente dei ringraziamenti perché applicano questi suggerimenti. Per esempio, c'è questo qua della crisi di asma, una cosa semplicissima. La signora mi ha scritto ringraziandomi non so quanto, perché appunto c'è un punto qua e qui è anche disegnato come si deve stimolare. E lei fa passare la crisi di asma a suo figlio molto velocemente, e così anche per la crisi epilettica, insomma. Poi per diverse cose, mal di testa, distorsioni, emorroidi, emicrania, difficoltà urinarie, qua ce ne sono 80. Centinaia e centinaia di schemi, quindi non può neanche saperli a memoria, però se si ha No. il disegno in mente, quello principale, diciamo, dell'omino blu e rosso, è già quello è molto utile per andare a farsi degli autotrattamenti. Certo. Vedo ancora qualche domanda, c'è Fortuna che chiede per muco alla gola persistente, per muco alla gola. Allora, il muco alla gola deriva sempre da una congestione dei polmoni.
e poi può dipendere anche da una, diciamo, una congestione dei liquidi nel nostro corpo. Quindi c'è la milza che lavora un pochettino così e cosà. Questo può dipendere molto anche dall'alimentazione di una persona che, per esempio, potrebbe avere delle intolleranze e non lo sa. E in primis, i cibi che producono muco sono quelli che derivano dai latticini, poi ci sono quelli che derivano dai carboidrati, i cibi che producono molto muco, per cui si potrebbe fare un'attenzione da questo punto di vista. Invece, per quanto ci riguarda, noi possiamo, aspetta un attimo che devo fare una cosa, noi possiamo lavorare sempre qui per sciogliere il muco, ok? Quindi massaggiare avanti e indietro e questa zona qua, fare questo massaggio, quindi possiamo bagnarci un po' le dita con dell'olio, questa zona qua. Allora, la gola principalmente si trova in questa zona. Aspetta, puoi spostarti leggermente un po' più di lato che non ti si vede. Ecco così, sì. Quindi in questa zona qua, in questa zona qua. E possiamo lavorare anche sul polso. Se noi teniamo il pugno chiuso così, questo per noi è la gola. Quindi se dovessi avere qualsiasi problema alla gola, posso anche fare questo massaggio. Questo massaggio, quindi immagino di avere un boccone qua, del catarro fermo qua, io gratto, gratto, gratto in giù, posso farlo per 1 minuto, 2 minuti, oppure posso chiudere a pugno tutte e due e poi fare questo. Ok? Chiedi a questi signori di fare questi esperimenti e poi magari darti un riscontro. Vediamo ancora qualche domanda. Allora, chi chiede sul titolo dei libri, li trovate tutti sul link del sito della riflessologia facciale di Enchan, quindi li trovate lì. Poi c'è Chiara che chiede: il mal di testa da cervicale, può consigliarmi qualche metodo per alleviarlo? Allora, se hai mal di testa da cervicale, quello che ho suggerito per le cervicali va benissimo, ok? Quindi ruotare il polso, no? Massaggiare in questa zona qua, se si trovano dei punti dolorosi, di farli sciogliere. E poi il mal di testa da cervicali, molto spesso dipende dalla postura che abbiamo. Magari questa signora avrà già ricevuto qualche consiglio per la postura, qualche osservazione sulla postura. Ecco, possiamo fare qualunque cosa, ma se la postura è sbagliata e non la correggiamo, è difficile da risolvere completamente un dolore, un mal di testa da cervicali. Ok? Quindi dico, magari un mal di testa da cervicali perché hai tensione e possiamo risolvere molto bene. Ma un mal di testa che deriva da una tua posizione sbagliata sempre, tu puoi risolvere, ma poi ritorna. Quindi, se è questa la situazione, cerca di risolvere anche la postura, di correggerla un po'. Non è impossibile, perché basta che ci mettiamo in testa che quello ci porterà un grandissimo beneficio, che un po' di attenzione la mettiamo. D'accordo? Poi tante volte, fai Petra, la postura dipende anche dal sistema nervoso, per cui quando faccio i corsi base e insegna il controllare il sistema nervoso, quindi fare tutte le pratiche per rilassamento, nel momento in cui faccio i trattamenti per i dolori cervicali collegati alla postura e associo anche una regolazione del sistema nervoso, i risultati sono molto migliori perché osservo anche i miei studenti a scuola, per esempio, no? Sono così quando sono pauroso, sono spaventati. Invece quelli che sono belli, tranquilli, sereni, spesso sono aperti e con la schiena dritta e con la testa dritta. Quindi facciamo attenzione a questo. Se è la tensione nervosa che ci fa tenere così, ci alziamo, guardiamo in bene in faccia la vita, facciamo un bel respiro e prendiamo l'aria, l'energia dell'universo e diciamo siamo capaci di affrontare tutto con la testa alta e così ci va Esatto. bene.
i dolori cervicali. Esatto, io dico anche la postura è importante per chi ha il doppio mento, perché se stiamo tutti curvi in avanti, a parte che ci viene più l'ansia e difficoltà a respirare se chiudiamo il torace, quindi già aprire il torace ci aiuta a respirare meglio e la postura non solo per quanto riguarda le cervicali, ma anche proprio il doppio mento e comunque la schiena e tutto il resto, quindi assolutamente la postura è molto importante. C'è poi Silvia che chiede per una storta con grande ematoma se ci sono massaggi. Dunque, la storta, quindi una distorsione alla caviglia. Con grande ematoma, si è storta non so cosa e le è venuto l'ematoma. Noi abbiamo uno schema che si chiama riassorbimento ematomi, che sai che funziona molto bene. Però questa signora che ha questo grande ematoma e quindi questo dolore e non conosce ancora i nostri punti, cosa possiamo suggerire? Intanto questo massaggio qua sul mento, che ci sono i riflessi dei punti delle caviglie. Di prendere una penna, qualsiasi cosa, non una punta della penna, perché la punta della penna è troppo sottile, un po' più grande. Cercare di. Tutti un pennello da trucco. Esatto. Cercare il punto doloroso in questa zona e stare lì a fare tipo un cancellare quel punto lì, un 30 secondi. Dopo si valuta se la caviglia va meglio. Localmente si può sciogliere velocemente l'ematoma anche passandoci del foam, il calore del foam. Quindi di riscaldare la zona della caviglia con questo calore del foam, ok? Si fa per circa un minuto o due e dopo si valuta, man mano che si va avanti diminuirà il gonfiore e tutto quanto. E se ha qualche riflessologo in zona, magari può riferirsi a qualche riflessologo in zona che l'aiuterebbe, a parte che adesso non so se si possono vedere. Adesso siamo tutti blindati, per quello anche volevo il tuo contributo proprio come aiutarci a casa, visto che il vostro metodo c'è anche il pronto soccorso a casa, come aiutarsi da soli. Esatto, infatti qua per esempio adesso faccio vedere distorsione alla caviglia, no? Caviglia, faccio vedere subito che cos'è che consiglio per la caviglia distorsione. Ecco, magari dopo se questa signora, ok, questa qua è la distorsione caviglia, vabbè, non penso che si legga bene. No, non si legge No. poco. Niente, comunque questo libro c'è anche online in formato EPUB, per cui possono anche riceverlo immediatamente, credo. Ed è la casa. Qualcuno già ha il libro, scrivono, ce l'hanno, qualcuno di loro seguendo già ce l'ha. Sì, chiedono qua per la pressione alta, per vari disturbi, piedi addormentati. Sì, all'interno vi dico anch'io che trovate veramente per ogni singola problematica, trovate uno schema ovvero dove massaggiare, c'è veramente tutto. Ovviamente questo funziona se lo si fa proprio così come con lo yoga facciale, funziona se uno poi lo mette in pratica e lo fa, perché anche farlo solo una volta, cioè questo lo devi fare comunque, no? Mille, almeno un po'. Certo, allora io vi dico questa cosa qua. Non possiamo più delegare agli altri la nostra salute, ok? E se uno fa un massaggio e si rende conto che questo massaggio fa qualche cosa, muove dell'energia, che sia tanto o poco, vuol dire che è la strada giusta da perseguire, ok? Perché in queste situazioni, per esempio, anche se tu dovessi avere un piede molto gonfio e volessi andare al pronto soccorso, ci penseresti due volte, giusto? Ci penseresti due volte perché lì è un posto di possibile contagio, lì le persone sono già molto impegnate, indaffarate a dare retta alle persone che sono ammalate a causa di questa influenza. Per cui ti conviene fare quello che puoi. Allora, se lo fai una volta, senti il miglioramento, continui a farlo finché ti passa del tutto. D'accordo? Non ci sono delle cose miracolose, ce ne sono, sì, nel senso ci sono dei disagi che magari appena con una stimolazione ti passa, ma se ci sono dei disagi che richiedono più tempo, è qui che tu devi mettere più tempo. In questo periodo storico
ti renderai conto proprio che la cosa che hai più a disposizione forse è il tempo per te, nel senso che quando gli ospedali sono intasati così, e tu sai risolverti da solo il problema, ti sentirai che sei proprio fortunato, ok? Quindi non è che dici, vabbè, ma ci vuole troppo tempo, io lo faccio e poi basta, vado al pronto soccorso, vado da dottore. No, non c'è questa possibilità. Per cui se veramente le persone stanno male, Petra, smetteranno a farlo. Allora, Pronto? sì, ti sento, stavo leggendo dei commenti, qua ancora qualcuno scrive del titolo del libro e ve li metto tutti dopo al termine di questa diretta, metterò il link e tutti i contatti così potete andare a vederlo. Comunque la tecnica è Dien Chan e vedete questo libricino, forse anche quello piccolo volevano vedere, quello più piccolo. Sì, questo è pronto soccorso con Dien Chan. Sì, quello lo comunque trovate tutti i libricini nel sito. Poi c'è un commento che chiedono per il mal di denti, se c'è un messaggio specifico. Sì, ci sono diversi massaggi, ma un pronto soccorso è questo. Un pronto soccorso è massaggiare qua nella zona della sella nasale tra i due occhi, ok? Anche qui si possono cercare dei punti. E si massaggiano questi punti qua. Poi di nuovo qui abbiamo bocca, gola e quindi denti, anche in questa zona qua davanti al lobo dell'orecchio si cercano i punti dolorosi e si possono massaggiare lì per i denti. 20-30 secondi. Oh sì, 30, siccome quando lo fai con le dita puoi arrivare anche fino a 1 minuto, perché quando fai con gli strumenti e conosci i punti e trovi il punto preciso, allora magari ci metti 30 secondi, invece vai quando vai per zona, ok? Ci devi lavorare un po' di più. Così. Come per colorare. Poi se trovo un punto che fa particolarmente dolore, mi fermo e faccio quello. Ok, vediamo se c'è ancora qualche domanda, prendiamo, altrimenti pian piano andiamo verso il termine di questa. Sì, qua stanno chiedendo per tutte le tipologie di problematiche, per sgonfiare la pancia. Sì. Visto che noi siamo a casa, ci incontriamo tanto, Penso che mangiamo. adesso rispondere a tutte queste cose così specifiche. Sì, vi invito a vedere sul sito e facciamo così, l'ultima, ok? Questo è il massaggio per sgonfiare la pancia e anche per aiutare l'intestino pigro a lavorare meglio. Allora, con delle dita messe sotto il naso, sulla destra della vostra faccia, andate verso sinistra, andate in giù e fate così. Questo aiuta a buttare fuori l'aria, ok? E aiuta l'intestino grasso a lavorare bene. Se fate questo massaggio quando siete con aria in pancia, oppure alla mattina se siete un po' stitici, fate questo massaggio una trentina di volte, Da destra verso. esatto, da destra verso sinistra, in centro e giù. Poi, per chi ha questo problema di gonfior di pancia, in realtà non è un problema solo di intestino, ma è un problema di digestione. Quindi, sotto le gote, a destra, a sinistra, in centro degli occhi, potete picchiettarvi. E questo va bene anche per chi ha il reflusso, ok? Chi ha acidità gastrica, di picchiettare questi punti qua prima di mangiare 1 minuto, dopo mangiare 1 minuto. Ok? Bene, e per tutto il resto io dico che ognuno dovrebbe andare a almeno partecipare almeno al corso base perché è veramente molto interessante. Poi anche tutto il percorso avanzato, ma sicuramente il base io lo consiglio. Già il corso base perché la nostra associazione ha questo obiettivo, quello di far arrivare in ogni famiglia almeno una persona che abbia imparato il corso base, sappia leggere delle ricette che ci sono per risolvere i disagi più comuni. E questa cosa qua diventa veramente importante e lo possiamo capire veramente tanto bene in una situazione come quella che stiamo vivendo adesso. Io ho delle persone che vanno in crisi di panico, delle persone che
sono così intimoriti, spaventati, che si ammalano veramente. E allora in questo periodo qua sono bombardata da queste domande delle persone che hanno già fatto il corso, per fortuna, e che quindi subito posso dare una risposta e loro si sentono tranquilli quando cominciano a fare quello che suggerisco e cominciano a stare bene. Per cui abbiamo in mano degli strumenti veramente utili, utilissimi alla nostra salute, che si trovano tutti sul viso qua. Ci sono Esatto. tutte le piantine medicinali, dice il nostro professore. Non serve che andiamo neanche al campo fuori di casa per cercare, perché li abbiamo qui. Per cui usiamoli, perché usandoli ci fa sentire più forti, più sereni e capaci di affrontare qualsiasi situazione. Bene, non vedo, Mile, altre domande, quindi possiamo terminare qua. Io metterò comunque i contatti, poi se qualcuno è interessato a approfondire, sicuramente verrà a visitare il vostro sito e la vostra pagina. Mile, io ti Va ringrazio bene. tantissimo per il tuo contributo. Grazie, Grazie è e stato ci davvero vediamo. un piacere. Ok? Arrivederci a tutti. Ciao ciao. Speriamo che finisca questo virus. Ciao, Mile, grazie. Ciao, ciao, grazie. Eccomi qua. Allora, intanto grazie ancora per tutti che avete seguito questa diretta. Spero che vi sia piaciuta, che soprattutto che vi sia stata utile. E mi raccomando, adesso applichiamo i suggerimenti che ci ha dato Milè. E niente, noi ci vediamo domani con un altro video. Non so se sarà una diretta, comunque un video mio con qualche nuovo esercizio di yoga facciale. E continuiamo a stare positivi e rilassate a casa, anche se ci troviamo in un periodo un po' critico, ma dobbiamo sfruttare appunto questo momento per fare qualcosa che di solito per il quale non abbiamo tempo. E appunto anch'io cerco di dare il mio piccolo contributo portandovi qui sulla mia pagina argomenti interessanti per intrattenervi. Un abbraccio a tutti e buon pomeriggio. Ciao ciao!